Coriandoli e serpentine, ma solo all'overtime. Un copione così, dopo la conferma della sponsorizzazione di Alma e lo start della presidenza Marzini, sembrava veramente uno spot promozionale, un supplemento di emozioni che regala due punti chiave a Trieste nella corsa ai playoff. Alzata la palla 2, sembra proprio una partita di post-season, vista l'intensità che le squadre hanno messo sul parquet. Nelson apre le ostilità e dalle sue mani nascono tutte le conclusioni d'apertura, prima con l'ormai punto di riferimento Landi, poi con gli uomini del momento, Prandin e Baldasso. Il più in forma e il giovane tiratore in fiducia ripagano subito dal Masson, che li schiera in quintetto. Il primo parziale recita 11-4. Recanati schiera il miglior pivot del campionato, quel Kenny Lawson, che fa letteralmente ammattire la difesa nostrana e chiuderà con 28 punti e 16 rimbalzi. Sono le sue iniziative, insieme alla buona vena di Sollazzo, a riportare il match in parità dopo un quarto. Anzi, Recanati rischia addirittura di scappare via nel secondo, quando tocca il più 7 grazie all'ispirato Maspero. Sono Landi e Nelson a riportare Trieste nei binari giusti, permettendo all'Alma di andare negli spogliatoi sul 42-43. Nel terzo quarto, il risveglio di Parks, che nonostante una notte insonne per un problema di un dente, si supera. La difesa gli concede il tiro dalla distanza e lui risponde proprio con il fondamentale che sta affinando giorno dopo giorno in allenamento. Risultato? 3 triple in 4 minuti, condite da uno schiaccione sul recupero di Coronica. Il 14-0 sembra poter chiudere il match, ma Recanati ha 7 vite e nell'ultimo quarto la riapre. Rosicchia punto dopo punto ai giuliani, partiti sul più 9, completando la rimonta con un bolide da 9 metri di Maspero. Su 74 pari c'è ancora tempo per un paio di liberi per parte e la palla persa di Prandina, 8 secondi dal termine, rimanda l'esito al supplementare. Il momento è quello da giocatori con huevos ed ecco apparire Pecile con 2 liberi e un assist. Prandin poi si fa perdonare con una tripla. Sollazzo fa ancora una volta paura al Pala Trieste, ma Parks e Nelson chiudono la gara, il primo con l'uomo addosso e il secondo dalla linea della carità. Sull'88-85 finalmente la festa può partire.